Buongiorno a tutti! Oggi video recensione molto 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 atteso, me l'avete richiesto in tantissime. Vi parlo delle BB Cream, CC Cream, fondotinta di So Bioetic. La prima cosa che ho da dirvi è che sicuramente il prezzo varia in base al negozio. Ad esempio online lo potete pagare intorno ai 12, 13, nei negozi bio 12, 13, insomma più o meno stiamo lì. Tutti e tre sono 30 ml di prodotto e 6 mesi la scadenza. Inizio con la BB Cream. La BB Cream significa proprio Beauty Balm, ossia una crema idratante colorata per pelli che vanno più sul secco. Questa crema qui non è una crema, io la considero proprio fondotinta perché ha un'alta pigmentazione. E faccio una premessa che secondo me questi prodotti qui della So Bioetic non si adattano bene alla pelle secca, ma più sulle pelli miste grasse. Quindi la BB Cream io la preferisco anche d'estate, soprattutto d'estate, perché secca. È un po' il contrario di quello che dovrebbe essere, ma tende un pochino a seccare. Ha una coprenza bellissima. Con una buona cipria su, vedete che l'effetto opaco resta comunque dalle 5 alle 6 ore. Passando alla CC Cream, la CC Cream è più una color corrector, cioè una crema idratante correttiva per pelli miste. Pelli miste, ragazze, questa qui è più idratante della BB, cioè una cosa assurda. Ho riscontrato che la CC è un poco più anche fluida. La CC la utilizzo tantissimo d'inverno proprio perché è un po' più idratante, mentre la BB la utilizzo d'estate. Anche qui sono veramente molto molto simili, solo che appunto la CC ha una consistenza lievemente più fluida, quindi secondo me su pelli un po' più che vanno sul secco, provate la CC. Mentre il fondotinta a mio parere è molto molto simile alla CC Cream, anche questo è leggermente più fluido ed è lievemente più coprente delle altre due. Ripeto, le BB e le CC sono comunque fondotinta per me, sono molto molto coprenti, mentre il fondotinta in sé per sé io lo trovo leggermente più fluido, ma un pochino pochino secca la pelle, quindi al di sotto il fondotinta mettete sempre un siero, un fluido idratante, qualcosa che penetra più in profondità. Le colorazioni che ho io sono per le BB e le CC numero 2, mentre per il fondotinta numero 3. Che dire? Allora, da quando ho provato questi prodotti circa un anno e mezzo fa, non me ne posso più separare, cioè è il fondotinta, crema idratante colorata che utilizzo di più, cioè non c'è giorno che non la metto. Pensate che molto molto spesso la utilizzo anche se devo andare a qualche evento, qualche matrimonio. Ho la sicurezza che mi lascia la pelle comunque idratata, però mi dura, copre, mi piace tantissimo. Ripeto, se avete una pelle mista, grassa, se provate questo prodotto qui, è favoloso. Vi consiglio al di sopra di questa di applicare o la cipria Actin di Bioniche, che è veramente fantastica su chi tende a lucidarsi tantissimo, ma ho fatto per quella un'altra recensione, oppure la Surreale di Neve, anche questa assorbe benissimo l'eccesso di sebo, anche questa vi rimando all'altra recensione. E quindi niente, io spero che questa recensione vi sia stata d'aiuto, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.